Ciao a tutti! Come tutti ormai sapete, che terminiamo l'anno 2022 con la recensione dei regali che ho ricevuto quest'anno a Natale. Però ovviamente state tranquilli, come ogni singolo anno, anche l'anno prossimo continuerò a fare video, sono sempre attiva. Ma l'unico svantaggio è che per via dell'università mi tocca farne meno del solito. Ma state tranquilli, quando ho tempo vi porto altri video, quindi buoni! Premesso che davanti a me ci sono 5 regali, 2 regalati dai miei amici e 3 dai miei parenti aperti alla vigilia di Natale, ma ne manca uno all'appello da parte di mia zia materna, che non è ancora arrivato, ma state tranquilli, come ho fatto l'anno scorso, se mi arriva prima del 31 dicembre, registrerò la parte dove ve lo farò vedere e la monto insieme al resto del video. Altrimenti, se arriva dopo il 31, nessun problema, ve lo farò vedere in un prossimo video. Ma adesso non vorrei perdere altro tempo e inizio a farveli vedere uno per uno. Come primo regalo che ho ricevuto, e questo mi piace veramente tantissimo, è questa lavagnetta qui. Ma non è una lavagnetta qualunque, ma è un chuck. Per quelli che non sanno che cos'è il chuck sono queste lavagnette dove vengono assegnati il titolo del film, il nome del regista, la telecamera che viene utilizzata, la data, la scena e il take. Questi qua vengono usati nei film quando devono girare e questo serve per sincronizzare l'audio insieme al video. Come potete vedere è nero, come potete vedere le scritte sono in bianco e sopra ci sono tipo delle freccette, qualcosa del genere e funziona veramente questo chuck. Infatti, ogni volta che vedete tipo delle behind the scenes o qualcosa del genere, vedete che coloro che usano il chuck fanno questo rumore qua. Vedete? Questo invece è il retro ed è completamente nero. Questo chuck è veramente fantastico e penso che lo userò anche nei futuri video prima di registrare. E insieme al chuck arriva in dotazione i gessetti che servono per appunto per scrivere tutto quello che vi ho detto all'interno del chuck. E ci sono i gessetti proprio perché così si può cancellare e cambiare, per esempio, la scena e il take. Quindi questo chuck è fantastico, penso che sia uno dei miei regali preferiti e ringrazio tantissimo il mio amico che me l'ha regalato. Adesso passo al prossimo regalo. Come secondo regalo, anche questo me l'ha regalato un mio amico, ma un altro non lo stesso, è questo make-up bag, quindi una borsetta per tenere i trucchi a tema Aladdin. E come potete vedere qui di lato c'è l'immagine di Jasmine, solo il viso, è di colore lilla e in viola scuro c'è scritto "A whole the world away from how I woke up". Come potete vedere si apre così e dentro ci posso infilare i trucchi. Vabbè, qui c'è questo pezzo di cartone che poi dopo tolgo, serve per mantenere una forma quando viene messo nei negozi. E questo è il retro dove è semplicemente lilla. Secondo me questa borsetta per il trucco mi è molto 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 comodo per portarmi i trucchi durante il viaggio, soprattutto quelli che dovrò utilizzare per truccarmi alle gare, quindi secondo me è molto molto comodo e quindi ringrazio tantissimo il mio amico che me l'ha regalato. Avanti il prossimo regalo. Come terzo regalo che vi faccio vedere, questo è veramente gigantesco, questo me l'ha regalato la mia zia medico, è questo maglione molto molto grande, come potete vedere è grandissimo, infatti non ci sta tutta nell'inquadratura, fatto tutto interamente di lana. Ed è, come potete vedere, di colore rosso, il mio colore preferito, quindi è vai. Con sopra l'immagine di questo enorme orso polare con un cappellino verde decorato con tanto di pompon bianco e una sciarpa con un tema scozzese, sempre rossa di base, ma con le linee verde, bianco e giallo con le frange. Su questo lato c'è scritto Merry Christmas in dorato e a maniche lunghe, mi sono dimenticata di dirlo, ma ovviamente sì, a maniche lunghe perché essendo un maglione è a maniche lunghe. E su tutta la parte dove si appoggia al corpo è pieno zeppo di fiocchi di neve, veramente fantastico, anche se fatti di lana. La scritta Merry Christmas invece
è tipo un filo cucito, insomma è una parola Merry Christmas. Mentre sul retro non ha dettagli, è semplicemente rosso. Quindi questo maglione natalizio è veramente bellissimo e fantastico. Penso che l'anno prossimo lo indosserò senz'altro perché è bellissimo, veramente lo adoro. Quindi ringrazio tantissimo mia zia che me l'ha regalato. Adesso vi faccio vedere il prossimo regalo. Come forse penultimo regalo che vi farò vedere è questa bambola portafortuna giapponese. Questo me l'ha regalato mio nonno paterno. Come potete vedere, ha questa specie di vetrina che fa vedere la bambola. Sotto è nera con dei decori giallo e oro ed è la Kimi Doll Collection. E sopra c'è scritto Miki o Michi, non so come si dice, saggezza. E qui sopra c'è una frase molto molto bella. C'è scritto: il mio spirito rivela semplicità ed empatia. Il sincero interesse e la pacata umiltà che mostri nei rapporti con gli altri sono il segno della nostra comune saggezza, guidando e sostenendo con gentilezza gli altri nel loro percorso di vita, li aiuti a individuare la giusta via. E c'è anche la collection card inclusiva. Questo invece è il retro della scatola, dove c'è sempre la marca Kimi Doll Collection con questo quadrato rosso decorato di marrone e altri indizi che a me non interessano. Quindi adesso tiro fuori la bambolina dalla scatola e ve la faccio vedere nel dettaglio più da vicino. Ecco qui la bambolina fuori dalla scatola e tra l'altro ho scoperto che Michi è il nome della dollina. Aprirla fino ad un certo punto è stato facile, però sopra per proteggerla c'era un pezzo di plastica sulla testa ed era attaccata con una colla abbastanza forte. Infatti ho fatto fatichissima a tirarla fuori, ho dovuto tirare con una forza bruta incredibile e quindi ho faticato a toglierle quel pezzo di plastica, ma adesso l'ho tirata fuori e è molto 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 bella. Adesso ve la faccio vedere più da vicino. Questo qui è il suo viso, ha una carnagione molto molto chiara, ha gli occhi neri tipo chiusi o qualcosa del genere, comunque ricordano molto gli occhi di una persona asiatica, con delle ciglia grigie su entrambi gli occhi e sotto gli occhi ci sono dei puntini rossi. Una cosa che mi piace moltissimo è il suo rossetto rosso, la forma delle labbra è venuta molto bene e ha un pochino di blush rosa sulle guance. Mi sono dimenticata di dire che questa bambolina è fatta interamente di ceramica, quindi devo stare molto attenta a non romperla. I suoi capelli sono di questo dorato abbastanza scuro, ma non è proprio un oro giallo, è un po' più scuro. E sono messi così a caschetto con questa frangia dritta. E sui capelli sono stati stampati un grosso fiore rosso e dei piccoli fiorellini bianchi che le stanno veramente molto bene. Parlando del suo corpo, sicuramente la forma ricorda molto un kimono, il Giappone di un tempo. E come potete vedere, di base è rosso, anche qui, fantastico. Infatti mi piace molto perché essendo rosso il mio colore preferito, è fantastica. E sopra ha tantissimi dettagli. Qui c'è, come potete vedere, una specie di bordo del kimono che finisce qui per quando lo si mette addosso, perché sapete, il kimono si mette come se fosse una giacchetta o qualcosa del genere. Il pattern del kimono è veramente bellissimo perché sopra c'è, non riesco a capire che uccello sia, fatemi sapere nei commenti che uccello sia perché non lo so. E tutto attorno all'uccello è pieno zeppo di fiori bianchi, questa specie di verde menta e uno dorato. E sul retro non ha niente. Sulla base c'è il suo nome, Michi o Miki, e Kingdom Doll Collection e il sito dove visitarlo. Dentro la scatola c'era anche questa carta che diceva prima nella confezione. Questa qui è la parte davanti dove è tutto rosso, sempre il logo e la bambolina. Aprendola c'è sempre l'immagine di lei più grande, tutti i simboli che ricordano il pattern del vestito e qui c'è la scritta che vi ho letto prima nella scatola. E sul retro ci sono tutte le altre bamboline che si possono trovare.
che sono Amika, Satoko, Kyoka, Yoshiko, Somoni, Hiro, Michi, per l'appunto quella che ho io, e Yumika. E qui sempre il sito dove visitarlo. Quindi questa è stata la bambolina giapponese che mi ha regalato mio nonno, è veramente un bel portafortuna e mi piace particolarmente. E adesso vi faccio vedere, forse, l'ultimo regalo che ho per ora. L'ultimo regalo, forse, vi faccio vedere di questo regalo del 2022 è questa scatolina. Voi mi chiedete, ma cosa c'è dentro? Prima vi faccio vedere la scatolina perché è molto bella e poi vi farò vedere l'oggetto all'interno. Ci tengo tantissimo a farvi vedere la scatolina perché è molto molto bella, come potete vedere è rossa e sembra proprio un pacco regalo. Infatti, come potete vedere, c'è il nastro che lo avvolge tutto con un pacchetto verde ed è decorato con, però in questo caso solo il tappo, delle stelline dorate. Quindi adesso la apro e vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Eccola qui. Dentro la scatolina c'è questa collana con la croce e Gesù crocifissato. E qui c'è il cartellino e, come potete vedere, è dorata. Se vi state chiedendo il perché è così liscia, non è una collana qualunque, ma è molto particolare. Mi piace particolarmente questa collana anche perché io sono rimasta veramente toccata quando mio nonno ha spiegato che questa collana apparteneva alla mia bisnonna paterna. Quindi parlo di anni, anni, anni fa. E quindi mi ha fatto molto piacere avere un oggetto appartenente a un mio parente lontano. Infatti la collana, essendo che sicuramente è stata usata molto, l'anellino che collega la croce e la catenella è molto molto sottile, come potete vedere, e infatti mi ha detto di sostituire questo anellino perché se essendo consumata a causa del tempo, se un giorno la indosso e questo si rompe perché appunto è consumato, rischio di perderla. Quindi poi più avanti insieme a mio padre provvederò a mettere a posto l'anellino della collana. Devo dire che anche la collana è un altro dei miei regali preferiti. Quindi adesso, se mi arriva l'altro regalo, vi monto la parte ora. Ed eccolo qui ragazzi, questo era l'ultimo regalo che mi mancava perché mi è arrivato proprio adesso che sto registrando questa parte. È la bambola di Raya, del film Raya e l'ultimo drago, del Disney Store. Ed è anche questo il motivo per cui è arrivato in ritardo. Mi era già successo l'anno scorso con la bambola di Mirabel ed è successo anche quest'anno. Ma vabbè dai, pazienza, mi è arrivata e quindi adesso posso farvela vedere in questo video, finalmente. Raya tra l'altro arriva con questo enorme mantello che è removibile con del velcro. Ed ecco qui Raya senza il suo mantello. Guardiamo il suo mantello più da vicino. Il mantello di Raya è questo rosso bordeaux molto molto scuro, è fatto di tipo di velluto, qualcosa del genere. L'interno è verde e ha tutti i decori di un marrone abbastanza scuro, come lo ha per l'appunto nel film, ed è decorato anche qua sopra e il velcro è molto forte, quindi si chiude tranquillamente. Ma adesso passiamo al pupazzo in sé di Raya. Questo, come potete vedere, è il suo viso. Ha una carnagione di un marrone ma tendente al pelle, un pochino come quella di Pocahontas ma un pochino più chiara. Ha gli occhi castani, abbastanza a mandorla, però non a mandorla a mo' di persona asiatica, ma abbastanza grandi, ma comunque ricordano molto la forma di una mandorla. Ha le sopracciglia molto definite, marrone, molto scuro, come i suoi capelli, e ha le labbra color naturale. I suoi capelli sono fatti di peluche, marrone molto molto scuro. Essendo che lei ha i capelli un pochino mossi, un po' lisci, hanno fatto nella parte finale come dei triangolini, per dare l'idea che alcune ciocche dei capelli siano separati. Ha anche due ciocche laterali, anch'esse separate. E qui sopra ha la sua
acconciatura, che sono due trecce che si ricongiungono qui, dove poi c'è questo ciuffo di capelli che rappresenta la parte finale della treccia. Il vestito di Raya è veramente molto avventuroso, io direi che per lei ci può stare. Il suo top è di colore giallo e la cosa molto bella di questo top è che nei lati si intreccia attorno al collo. Ha poi questo gilet marrone, un po' più chiavo, ma ha anche dei decori sopra per dare l'idea di un materiale di cui non so il nome, di marrone più scuro, il che lo rende molto realistico. E questo gilet è removibile anche questo, quindi si presenta così. Adesso glielo rimetto. Sul braccio destro ha questa specie di parabraccio, diciamo, con sotto, diciamo, una benda color beige e questa parte, ma non è removibile, mentre la parte di sotto è totalmente dipinta sopra. Sul braccio sinistro ha questo bracciale sul braccio vicino alla spalla e lungo l'avambraccio ha dei laccetti sempre marroni dipinti, contornati di nero per dare l'effetto cartone animato, che a me piace. Ha poi questa cintura di un altro tipo di marrone, un pochino tendente al verde. È una striscia rettangolare, mentre sopra è stata disegnata proprio la forma della cintura che ha nel film. Anche la chiusura, che dovrebbe essere dorato, ma è un dorato tendente al verde. Questo qui invece è il retro della cintura. I suoi pantaloni sono di questo verde molto molto scuro, che tendono un pochino ad allargarsi, un po' come gli abbigliamenti tipo d'Oriente, infatti mi ricordano un pochino quello di Aladdin. E in questa parte è decorata con dei decori oro e bronzo. E ha poi questi stivali a punta, marrone più o meno come la cintura, ma ha tutti i dettagli al posto giusto, di un colore che ricorda moltissimo il mattone. Sono davvero molto contenta di avere anche Raya. Ringrazio tantissimo mia zia, anche se è arrivato in ritardo, ma vabbè, pazienza, l'importante è che adesso ce l'ho e sono contenta di aggiungerla alla mia collezione di peluche della Disney. Quindi adesso veramente vi faccio vedere tutti i regali, o almeno quelli che vi ho fatto vedere prima di farvi vedere Raya, e sentiamo la parte finale del video. E quindi ragazzi, questi sono i regali che ho ricevuto a Natale del 2022. Il mio preferito è... Mi sono piaciuti particolarmente tutti i regali, ma se devo proprio scegliere, direi che il mio preferito è il Chuck, decisamente. Voi fatemi sapere nei commenti qual è il vostro regalo preferito, cosa avete ricevuto a Natale, come avete passato Natale e cosa farete a Capodanno. Fatemi sapere tutto nei commenti. Sono curiosa di sapere quello che fate e avete fatto. E per questo ultimo video del 2022 è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un commento qui sotto, tanti like al video. Iscrivetevi al canale per non perdere i futuri video. Condividete questo video con i vostri amici. Passate alle mie pagine Facebook e Instagram che trovate in descrizione. Io vi auguro a tutti un buon anno e noi ci vediamo nel 2023 in un prossimo video. Ciao!